Siamo qui con Simone Martini, referente dell'ANT per Firenze, e ecco, ci dirà qualche cosa sulla partita e sulla loro attività. Benissimo, allora la partita della rievocazione del 17 febbraio 1530, quando Firenze assediata giocava a calcio storico e facendosi beffa dell'esercito che era fuori dalle mura. Noi siamo qui ovviamente per questa rievocazione perché la partita è stata dedicata a San Mastro Giovanni, che è stata assistita da ANT, e quindi parte del ricavato delle iniziative collaterali che ci sono oggi insieme a questa partita verrà devoluto alla Fondazione ANT, che fa assistenza domiciliare oncologica gratuita a malati terminali. Rievocazione di un momento particolare, l'assedio di Firenze del 1529-30, quando i fiorentini, barbari assedianti alle truppe di Carlo V e Francesco I, giocarono il calcio storico fiorentino. Poi anche un modo per ricordare che si può fare il calcio storico rispettando le regole, i valori e la tradizione, senza diciamo lasciarsi andare ai eccessivi. Cerchiamo di fare il meglio possibile in questa ricorrenza che a noi sta sempre molto a cuore. Ma dopo questa partita dell'assedio, il 1 marzo, lo posso dire, c'è il gemellaggio fra il proprio materiale degli Uffizi e San Gemini. Poi arriverà altra manifestazione, il 1 maggio il trofeo a gioco. E quella che a noi ci sta ancora di più del Marzocco, c'è il Marzocchino che riguarda i bambini. Il 17 maggio ci sarà questi ragazzini insieme ad altri ragazzi di altre città a fare una gara. Si vedrà chi è il migliore. Naturalmente no, di oggi. Parliamo di oggi. Oggi siamo molto.
Mi stanno guardando anche gli altri, vedi, parlo, stavo guardando. Però ti lascio la parola. Vai. 17 febbraio del 1530, Firenze era assediata dagli imperiali e i fiorentini e i militari scesero dalle mura e il scherno del nemico assediante fecero una partita di calcio fiorentino proprio in questa piazza. I musici si misero in cima alla cattedrale Santa Croce e suonavano le chiarine tamburo. Questa è una ricorrenza molto importante per Firenze. Su tutta questa partita si basa la rievocazione storica di Firenze e di tutto quello che organizziamo durante tutto l'anno fiorentino di festeggiamento di tradizioni popolari. I costumi nostri, quelli dei caccianti, quelli dei bandierai degli Uffizi, ma anche tutti gli altri gruppi del Consiglio Storico della Repubblica Fiorentina si rifanno proprio a quella data, al 1530. I costumi sono di stampo rinascimentale, sono tutti militari ed è per questo che la Repubblica Fiorentina cedette in quell'anno il potere ai Medici e agli Imperiali, ma l'orgoglio fiorentino di aver difeso la città con così forte importanza è rimasto e tutt'oggi, dopo 485 anni, siamo qui a ricordare quella partita. Quindi i fiorentini ci tengono molto e continuano a rievocare le gesta dei nostri antenati. Tamburo, Virgilio, eccetera. Magari ci parlo io sotto, quando sei pronto. Vai dai picci, vai dai picci. Questi sono i bandierai degli Uffizi, esattamente sono i tamburini. Non dice nulla? Dai, racconta, te con la Sony te, qual è il tuo tamburo? E rullante che nella squadra dei tamburi che posto ha? Alla figura del capo. Non sai molti pinci pari di puoi andare. Siamo in Santa Croce, oggi siamo qui ad assistere alla rievocazione del calcio storico, una partita giocata nel 1530. Leggiamo alcune righe di quella cronaca. Alle 17 i giovani si per non intermettere l'antica usanza di giocare ogni anno al calcio per Carnasciano e fianco per maggior dipendere dei nemici fecero sulla piazza di Santa Croce una partita a livrea. 25 bianchi e 25 verdi giocando una vitella per essere non solamente sentiti ma veduti, misero una parte dei senatori con trombe e altri strumenti sul comignolo del tetto di Santa Croce, dove la gira a monte con una traccia la cannonata, ma la palla andò alta, non fece danno a nessuno. Bene, siamo qui con Antonio Marrone, il presidente dell'associazione dei bandierai di Uffizi, che ci dirà qualche cosa sull'attività sulle bandierai allora. I bandierai di Uffizi rappresentano le 16 magistrature storiche della città, che sarebbero stati gli assessorati di oggi in una pubblica amministrazione. La loro sede è di Uffizi, venuta dal Cosimo I de' Medici. Noi rappresentiamo ufficialmente la città di Firenze e questa tradizione delle magistrature che nascono intorno al 1200 e finiscano con l'era grande. Buonasera, salve, piacere. Giuseppe Garbarino, tuo figlio è un tamburino. Senta, sono qui con Sesto Tiburtore, che sta facendo una serie di servizi per le tradizioni fiorentine. Lei è molto legato alla città, ha dimostrato tutte queste iniziative.
però ora oggi si è cercato questo, diciamo, dopo falta mi spaventa, però devo dire che questa è una cosa proprio nascondere la notizia è stata diffusa, però per esempio meraviglioso sono più di 20 giovani che hanno dato servizio a Massimiliano, raccoglieranno testimone da personaggi che hanno fatto la storia degli ultimi 40 anni. Grazie davvero, con piacere, grazie.
Con lo squillo delle chiarine si dà inizio alla rievocazione storica con l'ingresso nella piazza del corteo storico della Repubblica Fiorentina. Entrano in campo i sergenti degli otto, in corazza e borgognotto a chiamata erano i soldati di polizia agli ordini del magistrato di Otto Tumalia che tutelavano la sicurezza e la coerenza pubblica in città. Segue l'araldo della signoria, l'aristocratico che rappresentava pubblicamente il governo fiorentino, oggi impersonato dal marchese Lorenzo Bartolini Sanimbene, che prima della partita leggerà la guida e la consegnerà al magnifico messere. È seguito dal bandieraio che reca l'insegna personale del parato. Segue il maestro di campo, era l'ufficiale che organizzava e diriceva il torneo con competenza e giustizia. Oggi è impersonato da Alessandro Auger, uno dei capitani di fanteria. Ecco il capitano di guardia del distretto del Contano, ufficiale al quale era applicato il comando e dovevano proteggere tutto il territorio del contado e del distretto fiorentino. Sono con lui i bandierai di Firenze che portano l'insegna della città, ciglio rosso in campo bianco, e l'ufficiale che porta il paletto e sarà assegnato alla squadra vincente l'odierna partita. Segue il gruppo dei bandierai, portano le insegne della Repubblica. Procede anche in campo rosso della parte guelfa, aquila rossa in campo bianco, cartina o dragoverde. Il pallaio porta i palloni con i colori delle squadre che scenderanno in campo. Oggi i colori sono il verde e il bianco. È l'ufficiale che segue lo svolgimento del gioco, ha l'autorità di convalidare un numero di punteggi e comanda ai bombardieri lo sparo degli colpini a compagna delle cacce segnate. Oggi il giudice commissario è Alessandro Marchesi. Seguono i tre arbitri, uno di loro rimane sul terreno di gioco a dirigere la partita, mentre gli altri due affiancano e coadiuvano i maestri di campo. Seguono gli arbitri, i giudici di campo, che stanno ai margini del terreno di gara con funzioni analoghe a quelle dei moderni giudici di linea nelle partite di calcio. Il gruppo dei musici. Il gruppo è composto da tamburini che portano tamburi imperiali a pelle di razza corda, da pipperi e da chiarini. La chiarina è uno strumento accordato in fa senza pistoni, ornate con trapella cigliata. Seguono i musici gli ufficiali, sono armati di colore a barca, pugnaletto, artigugio, fiasca e fiaschetto. Preceduti dal capitano e dal bandieraio, spirano i balestrieri fiorentini. Il gruppo è armato di balestra tradizionale e il peso di circa 7 kg. La balestra scaglia dardi a oltre 150 metri di distanza.
seguono i colori dei quattro quartieri. Salutato dal vostro affettuoso e caloroso applauso. La Fondazione Ante. Io sono particolarmente grato di essere qui. Primo perché sono un fiorentino, sono orgoglioso di esserlo e amo profondamente la mia città e tutto ciò che la rende unica. I nostri eroi. Persone i cui nomi non si leggeranno mai sui libri di storia, ma che dimostrano ed hanno dimostrato giorno dopo giorno, nella loro normalità quotidiana, quel coraggio, quella forza e quell'orgoglio di non arrendersi, che hanno reso immortali tanti eroi del passato. Mi riferisco a tutti coloro che ogni giorno combattono o hanno combattuto la loro personale battaglia contro un nemico, tanto potente quanto spietato, che come Carlo V al suo esercito ti costringe in una condizione molto simile a quella dell'assedio, prendendo il sopravvento giorno per giorno, lentamente, fino ad avere inevitabilmente la meglio. E sto parlando ovviamente di chi si trova a combattere con la fase terminale del tumore. Persone come Sara Mastrogiovanni, che oggi avete scelto di ricordare con questa partita, accanto alle quali noi di Ant combattiamo ogni giorno la battaglia per la dignità. Con il loro coraggio, la loro forza, il loro orgoglio, ma anche e soprattutto con la loro straordinaria capacità, nonostante la malattia, di continuare ad essere ogni giorno madri, padri, mogli, mariti, figli, cittadini di Firenze, ci trasmettono la voglia e la forza di andare avanti ancora e sempre più di prima. Grazie Oberto e grazie a tutti voi per l'opportunità che mi è stata data di ricordarvi e di ricordare Sara, perché oggi qui insieme a voi nel mio cuore ho proprio lei, Sara, ma anche Enzo, Leonardo, Paola, Roberto,
tutti gli altri sofferenti che noi di Anta abbiamo assistito in questi 36 anni. Grazie e viva Fiorenza! Badate a voi, le armi in pugno! Capo, le vostre armi, salutate! Artigiani fiorentini del Bronzetto. Caccia verde, due bianchi, due verdi. Grande piacere.
Caccia verde. L'arbitro della partita è Riccardo Camiciottoli. Verdi 4 cacce, bianchi 2 cacce. Caccia bianca.